թուրքներ եմ այդ հողի, ինչ սրտով պիտի մտնեն։ Oggi ho il piacere di presentare l'ultimo libro della LB Edizioni. In due parole, cos'è la LB Edizioni? È una casa editrice non piccola, piccolissima, che è nata un anno fa e che ha un compito, una linea editoriale molto precisa, cioè noi non stampiamo libri inediti, romanzi, saggi o raccolte di poesie, come fanno tantissimi altri editori, certamente meglio di noi, ma abbiamo deciso di fare una cosa diversa, cioè ristampare quei libri, quei carteggi, quei documenti che sono letteralmente dimenticati, sono sepolti negli archivi pubblici o privati o nelle biblioteche. Noi li recuperiamo e li ristampiamo. In questo caso il testo è del 17, del 34 l'edizione italiana. Facciamo una copertina, quindi una grafica nuova, una nota introduttiva aggiornata, e il testo naturalmente è riportato fedelmente nel progetto. Dunque, questo libro è, voglio subito dirlo, un documento eccezionale, un libro dimenticato, ignorato dalla storiografia ufficiale che si occupa di questioni armene. Ed è un testo eccezionale perché contiene una serie di documenti, di date, di testimonianze e aneddoti diretti che il giornalista bravissimo Henri Barbie, corrispondente delle Journal, nel 1915, fra il 15 e il 16, ha raccolto proprio ai piedi, possiamo così dire metaforicamente, del monte Ararat, cercando di raccogliere tutto quello che stava accadendo in quel momento, cioè il genocidio di 1,5 milioni di armeni, che poi appunto sono fuggiti, quelli che sono riusciti a fuggire in Europa. Questo testo fu pubblicato nel 17 da una casa editrice francese, in italiano è stato tradotto soltanto nel 34 e pubblicato dalla Mediolanum. Da allora non c'è stata più alcuna traduzione. Noi appunto a distanza di quasi un secolo l'abbiamo, un po' di meno, l'abbiamo ripubblicato con la nota introduttiva di Carlo Coppola. Io sono molto contento di averlo pubblicato e soprattutto sono contento perché, come il 99,9% delle persone o dei trentenni come me, non conosceva o non conosceva bene il genocidio armeno. È una parola. Io ho fatto oggi una piccola ricerca con un'amica carissima che fa la docente di scuole medie e ho chiesto se nei libri di scuola media di storia si parla di questo genocidio. No, infatti non si parla. Lei mi ha mandato in realtà una fotina di una paginetta di un libro di storia diffusissimo in Italia in cui si parla, ma in credo 4 al massimo 5 righe. Non si può spiegare un genocidio in 5 righe. Allora la domanda spontanea mia è questa: perché non si parla del genocidio e perché soprattutto non se ne parla correttamente? Io cercherò naturalmente di apprendere il più possibile dai relatori questa sera, e voglio però subito partire proprio con Carlo, cercando di capire appunto proprio questo, perché non si parla oggi del genocidio armeno, perché è importante parlarne e soprattutto perché è importante diffondere questo testo di Henri Barbie. Prego. Grazie Luigi. Come dicevo, io sono particolarmente contento non solo di essere tra amici, di aver scelto per la, diciamo, prima presentazione o comunque la prima chiacchierata su questo libro il presidente del Centro Studi Anzarianze, il presidente del Centro Studi e Ricerchi di Orientalistica e l'amico Rupen Timuriano, al quale per tanto tempo sono stato e sono, diciamo, affezionato. Proprio nella mia escursione su che cosa è l'Armenia e che cosa è l'armenità. Si tratta innanzitutto di una serie di percorsi, una serie di motivazioni probabilmente per cui non si parla del genocidio armeno. Diciamo che ci sono tante cose per le quali appunto questo è avvenuto, e probabilmente le motivazioni, anzi sicuramente le motivazioni, sono di carattere geopolitico, profondamente geopolitico. Non interessava, o meglio, non, diciamo anche in qualche forma, non interessa parlare di qualcuno, di qualcosa che non può portare anche economicamente alla storia dei vantaggi particolari. E in realtà negli ultimi 20 anni si è fatto tanto per parlare di genocidio armeno e si sono messe le mani nelle carte. Immaginate voi che esistito un gruppo di veterani dell'esercito
turco, che ha fatto negli ultimi 15 anni un lavoro molto preciso, andare negli archivi di quelle che erano le capitali dell'impero ottomano, le capitali minori, quindi da non solo Ankara ma anche Istanbul, il Cairo, eccetera, e hanno letteralmente tirato fuori le carte che potevano essere di condanna per la Turchia e hanno fatto una cosa molto precisa, le hanno distrutte. E quindi è stato fatto un lavoro di ripulitura degli archivi estremamente preciso e rigoroso. Questo ha portato chiaramente per contro però anche una cosa che loro non si aspettavano, che qualcuno iniziasse a parlare, come stiamo facendo anche noi questa sera, di questa azione che loro compivano. E quindi, come dire, è un boomerang che in qualche modo si è rivolto contro chi l'aveva lanciato. In tutto questo, parlare di genocidio oggi significa parlare di tante persone che sono in Italia e che sono magari anche i nostri vicini di casa o i nostri amici, che un po' da tutto il paese, da Venezia, Milano, fino qui a Bari, hanno origini armene. E questa la, come dire, la condizione per cui magari, ok, qualcuno ci ha raccontato qualcosa degli armeni fuggiti, di chi era riuscito a fuggire. Immaginate voi, ho trovato qualche mese fa tra le carte di mio nonno, che con gli armeni non c'entrava assolutamente niente, un biglietto da visita di una persona evidentemente armena. La cosa da cui l'ho scoperta è che il cognome finiva in Jan, che è il classico cognome con il patronimico armeno. E quindi, come dire, nella società italiana c'erano gli armeni, sono stati ignorati per tanto tempo, facevano parte appunto della quotidianità, ma questa cosa, come appunto ci sono tante persone intorno a noi, anche qui presenti questa sera, che sono armeni, ma fino a qualche anno fa nessuno pensava a un'identità particolare di queste persone. E invece loro hanno una storia lunghissima, una storia di centinaia di anni, anzi migliaia di anni. Il primo popolo cristiano, io mi sono permesso di portare un simbolo che è la croce, una variante della croce armena in legno. E esattamente questo ci fa pensare a qualche cosa di molto antico. Motivo per cui la ragione ad un certo punto per quale anche io mi sono imbattuto in questa cultura, in questa civiltà, sta anche nel fatto che, come dire, bastata una scintilla, no? È bastata in qualche modo la luce o il fuoco di Prometeo, no? La ricerca totale. Una scintilla che nel momento in cui si accende apre uno scenario, apre all'interno di chi per caso si accosta alla ricerca, di chi per caso si accosta al, diciamo, all'interesse nei confronti di questo popolo, di una ricchezza straordinaria: arte, pittura, musica, letteratura, poesia, tutto quello che volete. Gli armeni ce l'hanno da migliaia di anni. Gli armeni sono stati tra i primi popoli ad avere un alfabeto che è diverso da tutti gli alfabeti delle popolazioni, dei popoli che sono intorno. Il santo, diciamo il monaco che ha scritto, ha realizzato, ha ricercato questo alfabeto, è un santo per la tradizione armena, Surp Mesrop Mashots, che è la vita di un popolo. Addirittura trasformare in santo, rendere santo colui che realizza l'alfabeto. E questa è una cosa che io da occidentale trovo veramente straordinaria, perché questo significa che la religione, ma non soltanto come religio, ma come dire, come sentimento, coincide esattamente con il sentimento nazionale. Noi italiani purtroppo il sentimento nazionale non ce l'abbiamo più, per tante ragioni.
Sarebbe banale dire che la condanna del fascismo ci ha portato alla condanna della patria, in qualche modo, e questa cosa pesa enormemente, è un aggravio su tutte le nostre esistenze. Io vi racconto questo aneddoto perché stiamo facendo una chiacchierata fra amici, quindi mi sfugge, state capendo bene, mi sfugge, in molti casi mi sfuggono i passaggi logici delle cose che vi dico, però mi è capitato questo: un credo ufficiale dell'esercito armeno, un peacekeeper dell'ONU, qualche giorno fa mi scrive in inglese, erano forse le 2 di notte, io stranamente avevo ancora il computer acceso, stavo lavorando per scuola, e lui inizia a scrivermi in armeno, io so veramente 3 parole in armeno, cioè, a parte i saluti che cerco di vendermi ogni volta che incontro qualcuno. Adesso di più. Sì, sì. Diciamo 6-7, no, dai, non esageriamo. Però, come dire, ho incontrato questo ragazzo che si chiama Sarkis e lui mi ha salutato in armeno, io gli ho risposto in armeno, però la seconda frase l'ho detta in inglese, gli ho chiesto chi sei e che vuoi, cioè in maniera un po' più gentile di come la sto dicendo, però lui mi ha detto, mi ha fatto capire immediatamente che era un amico di un amico di Luigi, che anche lui è stato un peacekeeper dell'ONU in una missione italiana. Pasquale è un altro commilitone, insieme ai soldati, altri ufficiali, sottufficiali dell'esercito italiano, hanno stabilito immediatamente una relazione con questi soldati armeni che evidentemente, da quanto questo Sarkis, questo ragazzo mi raccontava, cioè sembrava una relazione non fraterna, di più, in realtà gli armeni tendono spesso tra uomini a questa forma di cameratismo positivo, infatti quando ci si incontrano si abbraccia in maniera folle e si dice Arpeles Jan, cioè fratello mio, e come dire, è una cosa che noi non possiamo capire, un po' complicata, soltanto io credo gli armeni possano comprendere questo attaccamento, questa condivisione così forte di sentimenti, perché in qualche modo forse ci abbiamo il pregiudizio che nella società occidentale questa fraternità possa inficiare, come dire, il nostro aspetto, come dire, veramente la nostra virilità. È una cosa che tutti gli altri popoli, soprattutto orientali, non hanno, non ce l'hanno questo problema, fratello, amico, l'intimità dello stare con gli altri, l'intimità del costruire dei rapporti umani fra uomini, per noi appunto sembra l'anticamera del fascismo, mentre invece per loro è un fatto normale ed è un fatto affettivo molto forte. Quindi con questo ragazzo anche qualche giorno fa ci siamo risentiti, e quindi lui mi ha detto: allora la prossima volta che vieni a Yerevan ci vediamo. Dico: con molto piacere. E lui era contentissimo perché in Italia loro, gli armeni, sono innamoratissimi dell'Italia, e c'è addirittura il mito dell'Italia. Oggi come oggi io personalmente mi chiedo il perché, la trovo una cosa magari con tante crisi e valoriali e istituzionali del nostro paese, sembra, come dire, una cosa come un po' così, un po' fuori luogo, fuori moda, mentre invece loro hanno il mito della bellezza, il mito della forza, il mito, come dire, della serietà dell'Italia. Per loro noi siamo questo. Infatti io mi sentivo di onorare questo suo pensiero e lui si sentiva di onorare il mio pensiero nei confronti della sua patria, considerando anche che in questi giorni, dal 2 aprile, nuovamente la Repubblica di Armenia indirettamente
soprattutto la Repubblica del Nagorno-Karabakh, la Repubblica de facto del Nagorno-Karabakh, sta subendo dopo più di 20 anni una guerra, e questa guerra viene portata, diciamo, strumentalmente dall'Azerbaigian legacy Turchia contro l'Armenia legacy in qualche modo Russia di Putin. Quindi in tutto questo pazzesco scenario geopolitico all'interno c'è l'Armenia, e all'interno io ho visto delle scene che sinceramente non vorrei più vedere, di ragazzi armeni ancora una volta nel 2016 senza gambe che tornano a casa con i monconi delle braccia o delle gambe, perché magari la medicina militare, per quanto possa fare, non ha possibilità di lavorare, di intervenire immediatamente, vengono coperte o meglio cicatrizzate in qualche modo le ferite, non vengono sistemate per bene, e quindi la cancrena, il passo successivo è l'amputazione, cosa che noi italiani almeno questo ce lo siamo dimenticati, l'abbiamo quasi tutti lasciato ai ricordi della prima guerra mondiale, quindi questi i mutilati della seconda che sfilano creando i presupposti per il fascismo. E queste sono le contraddizioni di questa straordinaria nazione, che ha un'impostazione sovietica per tanti aspetti, ma che ha un'impostazione contemporaneamente occidentale, filo occidentale, e ha un profondo radicamento, ancora una volta, contemporaneamente a tutto questo, alla propria veramente alla propria sorgività, alle proprie caratteristiche nazionali. Loro riescono a mettere insieme, per esempio, aspetti del comunismo, del consumismo, dell'identità nazionale in maniera, come dire, sublime. Ogni tanto io pensavo che loro facessero confusione in questo, ma andando a visitare la Repubblica d'Armenia l'anno scorso mi sono accorto appunto di questo, che stare in mezzo agli armeni significa stare nel passato, nel presente e nel futuro contemporaneamente. Io volevo ora chiedere invece al professore Boiato, che ho avuto il piacere di conoscere proprio questa mattina, concentrare l'attenzione sull'oggi. Io preparandomi per questa presentazione, oltre che naturalmente per la stessa pubblicazione, ho cercato di informarmi il più possibile proprio sulla storia del genocidio armeno e in particolare sulla sua drammatica attualità. Io ho fatto un lavoro di ricerca, che poi è stata la mia tesi di laurea, sul rapporto fra le leggi di Stato e la libertà di ricerca storica, quando lo Stato interviene per limitare la libertà di ricerca storica, la libertà del pensiero. Addirittura ci sono degli Stati in cui c'è appunto una condanna penale, quindi non più una sanzione, ma penale, per chi si azzarda soltanto a confutare o mettere in dubbio delle cose. Io personalmente la trovo una pratica aberrante. Le follie della mente umana vengono distrutte con l'argomentazione e con la logica, però c'è un però c'è un uso politico, questo è innegabile, della storia, in questo caso l'uso politico del genocidio. Io ora non conosco nel dettaglio le posizioni di Erdogan e quindi della Turchia nei confronti degli intellettuali, so soltanto che c'è stata una condanna nei confronti del famosissimo scrittore Orhan Pamuk molto tempo fa, che appunto nei suoi libri si permetteva, prima di Erdogan, insomma, che nei suoi libri si permetteva e si è permesso di affermare l'esistenza di questo genocidio. Ora, a che punto siamo? Cioè, nella Turchia di oggi, questo mi interessa molto sapere, c'è una consapevolezza che questo genocidio è esistito e che non si è trattato di uno scontro, no? La tesi turca, in fondo è quella, interetnico, dove sono morti più o meno 30-35 mila persone. Qua parliamo di un genocidio, di 1,5 milioni di morti, che è avvenuto.
c'è consapevolezza nei turchi, soprattutto inizia a esserci questa consapevolezza dell'esistenza di questo genocidio. Buonasera a tutti e vi ringrazio di cuore da armeno della Siria, di Aleppo, a trovarvi qui. Oggi è sabato, potevate essere in un altro posto, invece vi interessa la tematica, perciò vi ringrazio. Ringrazio di cuore anche sia Carlo, sia anche Cosma, sia Luigi e Rupen e Seiran, ognuno di loro insieme a voi, chi è armeno di spirito, chi è armeno anche do il benvenuto alla nostra, abbiamo conosciuto diciamo Kohar, anche armena dell'Armenia proprio, tra di noi anche c'è, come noi armeni della diaspora, la nostra Kayenik ad Agian. Bene, quello che voglio dirvi prima, intanto forse ecco, come risposta può anche diciamo darla al nostro Cosma, ma intanto ecco, come armeni, armeni della diaspora e armeni dell'Armenia, si parla di, diciamo, di Hayastansi, e che armeni dell'Armenia, e armeni della diaspora, e che siamo Spurkahai. E Spurkahai è che non solo dobbiamo rifare tutto al genocidio armeno, solo dal 1915 gli armeni sono stati fuori l'Armenia, e si può ritornare e cominciare anche dal 1044, dalla caduta della capitale del regno armeno Ani, e dopodiché abbiamo nel Medioevo anche la Cilicia, e dopo basti anche ricordare ad esempio gli armeni che hanno lasciato oggigiorno e che il territorio che si chiama Azerbaijan o accanto anche Nagorno-Karabakh, dove c'è una zona di Giulfa. Ci sono tanti armeni al periodo dello Shah Abbas II, nel circa XVI-XVIII secolo, hanno lasciato l'Armenia per andare in Iran, e circa 400.000 sono in Iran, in Persia. Quelli in Persia vengono chiamati diciamo Persahai, come anche ad esempio Lipanahai, cioè gli armeni del Libano, noi Siriahai, come anche Idaliahai, così via. Cioè sempre abbiamo portato noi, forse un po' difficile per chi, giustamente come diceva Carlo, non avendo l'appartenenza, non avendo, abbiamo avuto noi armeni sempre questa doppia, diciamo, cittadinanza, appartenenza al passato e al presente. Il passato, che una madre ti appartiene a questa madre patria con lo spirito, e vieni cresciuto in un contesto da una madre diciamo adottiva, e che può essere la Siria, può essere l'America, può essere l'Italia. Noi armeni della diaspora in tutto il mondo ci siamo, in tutti i continenti quasi, e dovunque siamo stati abbiamo portato avanti per poter conservare la nostra esistenza, la nostra identità, tramite la lingua, l'insegnamento della lingua, anche se ad esempio la differenza tra l'Armenia, cioè la lingua parlata in Armenia e la lingua parlata un po' fuori l'Armenia, c'è la differenza, quella orientale e occidentale, ma ci capiamo lo stesso. Tramite l'insegnamento della lingua, della letteratura, della storia, abbiamo costruito scuole, circoli, enti anche, associazioni, e che mai hanno lasciato, sempre è stato un rapporto con la madre patria, con l'Hayastan, con l'Armenia, insieme alla Chiesa, e la Chiesa nostra e la Chiesa armena apostolica è sempre stata una Chiesa nazionale.
Ecco, ritornando al fatto del 301, che è stato il primo, diciamo, stato che ha adottato il cristianesimo e dopo diventata per noi la lingua della messa, del rito, e perciò siamo molto legati alla lingua, alla cultura, alla tradizione. Dovunque siamo stati e sempre abbiamo cercato di fare qualche cosa per la nostra esistenza. Ma insieme a questo c'era sempre un destino che ci ha segnato, il destino di una ferita aperta finora e che prima del genocidio armeno è stata sempre una terra per la sua posizione come ponte tra l'Asia e l'Europa, un punto molto molto di interesse geopolitico di tanti imperi che hanno cercato sempre di ottenere qualche cosa. Basti pensare all'Armenia di, diciamo, storica, che era di 600.000 chilometri quadrati. Nel 18, dal 18 fino al, diciamo, 20, nel, cioè 1918 e 20, con un trattato con Ataturk, praticamente Ataturk vede che di dare agli armeni quasi 300, solo 300.000 di quella terra era troppo. Allora il rimanente, la terza parte, è di oggi, è solo il 10%, se possiamo dire, è il 30.000 metri quadrati dell'America che è rimasta purtroppo. Perciò tutto questo lo possiamo, ecco, dopo vedere come un dovere di tutti noi. Noi armeni dell'Armenia, armeni anche fuori della diaspora, come dice qui il libro, in modo particolare questo libro è diviso in 9 capitoli, il nono, che di là forse comincia la nostra storia. Noi armeni, dopo il 1915, la maggior parte, come voi sapete, finisce in Siria. In Siria, oggigiorno, da 5 anni, ha perso da 60.000 a 70.000 in tutta la Siria. Ad Aleppo solo c'erano tanti armeni, 3.000 quasi, a causa della guerra, sono andati in Armenia, e tanti altri in Canada. Forse voi non avete sentito di questo, perché gli armeni, come avevamo già detto, sempre sono stati organizzati per questo, cioè tramite un po' le associazioni, Haidun e gli altri, sono arrivati diversamente. Non trovi un armeno che fa, diciamo, l'immigrazione non per togliere nulla a nessuno di altri popoli, solo per dire come siamo organizzati. E siamo arrivati anche in Canada, in Armenia, in silenzio. E Aleppo, dove da 100 anni tutto quello che è stato detto e fatto, ad esempio per chi legge per noi questi libri che si ogni volta ribadisco da armeno, sempre il mio ringraziamento a chi toglie dal passato, toglie per spolverare un gioiello per noi, gioiello nel senso un documento come se fosse una goccia nel mare della verità. Noi ne abbiamo bisogno finché conoscerà, anche se non conoscerà, voglio dire anche dopo del riconoscimento, diciamo, del genocidio della parte turca, per noi sempre rimane d'oro una testimonianza di un giornalista, di un fotografo, di un politico, di qualsiasi persona che sia armeno o armena o no. Perciò il nostro dovere, anche come conclude qui il suo saluto, l'avevo scritto nel libro 2 o 3 anni fa che ho curato io, più o meno le stesse parole. Dice:
la missione dei discendenti delle vittime e dei sopravvissuti al genocidio armeno, quali noi siamo, è questa: fare della memoria un'azione concreta, un obbligo morale per la prevenzione di nuovi genocidi e per la lotta al negazionismo. E non solo questo, ho notato che più di tre, forse volte, sia nella tua presentazione, sia Carlo, sia anche lui stesso, l'ambasciatore, riporta due o tre, diciamo, il pensiero di Barbie, e che è molto importante. Dice: ho riprodotto questi racconti malgrado il loro orrore, ma tali fatti non potevano essere tenuti segreti. Bisogna divulgarli affinché il mondo civile, affinché la storia giudichi i colpevoli. Ecco, questo è il motivo per cui noi ci siamo qui, è il nostro dovere, la nostra missione, se possiamo dire. Perciò, come non ringraziare il non italiano, come non ringraziare l'armeno, ma di spirito, perché non tutti hanno avuto la fortuna di imparare la lingua armena. Io credo che, ecco, oggigiorno, se ci siamo, siamo per la nostra buona volontà, ci siamo anche perché qualcuno come voi, ovunque siamo stati e ci siamo, ci saremo, perché ci siete voi. Grazie. La società turca è una società in questo momento travagliatissima, in crisi, e governata ormai in modo dittatoriale da un partito e dal suo rappresentante maggiore, che è Erdogan, la KP, Partito del Progresso e della Prosperità, dovrebbe essere questo, che ha fatto fuori la Corte Costituzionale, che ha interrotto la separazione dei poteri, quello giudiziario e quello esecutivo, politico, e che quindi può fare quello che vuole, che incarcera i giornalisti, e ce ne sono 173 in carcere per reati di opinione, cioè perché dicono che magari il governo non va, che tiene tutto il Kurdistan turco, dove ci sono 15 milioni di persone, sotto assedio, perché c'è il coprifuoco in mezza Turchia praticamente, e con questo Stato noi facciamo gli accordi, con uno Stato del genere. Però la Turchia ha un fondo, sono quasi 80 milioni di abitanti, di cui il 70% sono contadini, cioè vivono nelle campagne e sono quelli che votano per Erdogan. Quindi potete immaginare qual è, chiaramente, questo fondo. C'è ancora molta ignoranza e analfabetismo in alcune aree, c'è ancora questo. E il 30% però no, vive nelle città, e, come dire, la parte migliore, se posso chiamare così, della società turca, gli intellettuali, i giovani, sono invece profondamente convinti che il genocidio vada riconosciuto. Lo scorso anno, per la prima volta, quando si è celebrato il centenario, si è rievocato il centenario del genocidio, le autorità non hanno represso le manifestazioni a Istanbul e ad Ankara, cioè si sono tenute. Gli armeni ufficiali in Turchia, su 80 milioni di persone, sono 60.000, ma da 2-3 anni sta avvenendo questo. Molti bambini sottratti alle mamme durante il genocidio del 15 furono adottati da famiglie turche, fino anche Atatürk, che non ebbe figli naturali, ma il padre, cioè della Turchia moderna, ma ebbe molte bambine adottate. La più importante di queste era armena, era una bambina sottratta alla sua famiglia, adottata poi da Atatürk. Ci sono 200.000 turchi che stanno riscoprendo le loro radici armene, drammaticamente, perché sta avvenendo fuori, cioè non è stata fatta una repressione da questo punto di vista. C'è però, tant'è vero che c'è subito il carcere e l'imprigionamento per tutti quelli che dicono che c'è stato un genocidio, perché ufficialmente sono stati danni collaterali, di guerra collaterali, e non 35.000, ma si ammettono 200.000 morti, non 1,5 milioni, non per genocidio, perché fu pianificato, ma loro questo non lo ammettono, non fu un genocidio, fu
furono danni, c'era la guerra, i russi premevano, ci sono state un sacco di ragioni per quel, perché si scatenasse il genocidio, ma non ammettono questo. E come diceva prima Luigi, il Nobel per la letteratura Orhan Pamuk è stato incarcerato, si è fatto vari processi, ma non solo lui, ci sono state molte donne. La prima è Elif Shafak, che ha scritto un romanzo che ha venduto molto in Turchia, La bastarda di Istanbul, dove parla della compenetrazione tra la tutti e me, la metafora del fatto di essere un solo popolo in definitiva. E, ma anche lei si è fatta l'esilio praticamente. Ora ambedue stanno in America, non penso che tornino più. Pamuk c'è tornato di recente a Istanbul, c'è riuscito, è stato lì, poi è dovuto tornare anche presto in America. Però io voglio solo, ecco, rispondendo a questo, quindi c'è una grande disponibilità. I nostri amici turchi, che noi abbiamo tanti amici turchi, sono tra quelli che invece, come dire, che si spendono, che per questo si spendono, che ci sia un vero riconoscimento e che la Turchia faccia i conti con quello che è stato. Dico un'altra cosa riguardo la storia, riguardo quello che c'è nei nostri libri. Purtroppo non c'è solo questo che manca, mancano tante cose anche nostre. Io insegno, sto nella scuola e purtroppo i ragazzi a malapena sanno certe cose. Caporetto non sanno più cos'è stato, o Vittorio Veneto, o Calatafimi, o Lepanto, non lo sanno, perché la storia è diventata o politicamente corretta, che devi dire il minimo senza più parlare di alcune cose che bruciano, o questo, non sanno nemmeno cos'è stato il fascismo davvero, il ventennio, perché mi diceva un mio alunno di quarta superiore, questo, ma noi abbiamo fatto la guerra agli americani. Dico sì, e perché? In quarta superiore, cioè ha passato una quinta elementare, una scuola media, e non gli hanno fatto fare, non l'ha fatta. Quindi non è solo questo del genocidio armeno, è questione in generale, che ecco perché poi il Carlo diceva giustamente, siamo un popolo a identità debole, perché lì dove dovrebbe essere più costruita questa identità non viene fatto più. Che cos'è l'identità se non una storia? Vogliamo parlare di Lepanto? Nessuno sa più cos'è Lepanto, però un sacco di gente si chiama Rosaria o Rosario, che è un nome nato da quel momento, per ringraziamento alla Madonna di esserci salvati dai turchi, va bene? Oppure a Otranto, che è successo. E quindi voglio dire quest'altra cosa, perché questo libro non fa solo, come dire, non rievoca semplicemente una immane tragedia che ispirò Hitler, che come si ripete qui, dice... massacriamo questi ebrei, tanto hai visto per gli armeni chi se ne è occupato, facciamo tranquillamente. E ispirò Hitler quel massacro. Questa è una questione bollente, ribollente e sanguinante oggi. Quando la Turchia 14 anni fa fece la domanda per entrare nell'Unione Europea, domanda ancora non evasa perché mancano tante condizioni, uno dei prerequisiti era il riconoscimento di questo genocidio, come ha fatto la Germania per la Shoah, d'accordo? Questo non è avvenuto, non avviene, però state attenti. Ieri mattina il signor Erdogan si è permesso di imporre alla Merkel, devi punire un comico che si è preso, un comico tedesco che si è preso beffe di me. E la Merkel dice sì, adesso vediamo se lo processiamo. Signori, ma dove stiamo più? È morta l'Europa ieri? È morta l'Europa? C'è un turco, quel turco che si permette di dire alla nazione più potente dell'Europa, devi processare quello perché ha parlato male di me. Ma vedete cosa... E allora, noi dobbiamo perdere il nostro provincialismo e cominciare un po' a rumoreggiare, a protestare contro questo. Vi leggo qualche cosa. Se l'Occidente, nel tentativo di chiudere le sue porte alle persone che scappano dall'incendio che a esso stesso contribuito e a far nascere, se l'Occidente chiude un occhio e l'Europa chiudono un occhio su un governo fascista, affonderà insieme ai rifugiati, ai suoi stessi valori e principi e a coloro che credono in essi. Queste parole le ha dette Cem Dündar, un turco, cioè il direttore di Hürriyet, che sarebbe la Repubblica Turca, che sta in carcere per aver scoperto il traffico che il governo di Erdogan faceva con l'ISIS, finanziandolo. E questi turchi chiedono all'Europa, non trattate con questi qui. E manovrando i
profughi, Erdogan sta ottenendo non solo soldi, ma la libera circolazione dei cittadini turchi nell'Unione Europea, come se fossero italiani o spagnoli o olandesi, laddove la Turchia non ha il minimo requisito in questo momento per entrare in Europa. Fino anche la Merkel si intimidisce. Io non so in Germania che succederà in questi giorni, se i tedeschi veramente accetteranno questo, di un diktat a casa loro, un diktat sulla libertà. È come se noi facessimo condannare Crozza, perché Crozza si prende gioco di Erdogan, e Renzi, oddio, chi lo sa, Renzi dicesse adesso questo lo mettiamo in carcere, vabbè, per quanto lo sta evitando, capite? Quindi noi dobbiamo perdere il nostro punto di vista di provinciali e cominciare a diventare un pochino più europei, andando a protestare pubblicamente su internet come possiamo su questi cedimenti assurdi, assurdi, perché abbiamo mille modi per, al contrario, minacciare noi la Turchia di rescindere tutti i legami che abbiamo, economici, politici, eccetera, e anche militari, perché la Turchia vive di rendita su questo, è il paese della NATO più armato e sta lì a, come dire, a fare il bastione antirusso e antiraniano, questo è, e su questo campa di rendita, ma non può durare sempre così, d'accordo? Quindi torno a dire, in Turchia c'è una larga parte, non maggioritaria purtroppo, della popolazione che vuole fare i conti col passato e soprattutto con questo passato, perché queste persone sanno, sono persone colte, istruite, che da lì comincerà davvero la dimensione europea della Turchia, prima no. C'è un fotografo, Wegner, che è stato un infermiere tedesco, un medico ufficiale dell'esercito tedesco durante la prima guerra mondiale. Lui, il suo rullino fotografico è stato l'unico, credo, o uno dei pochissimi rullini fotografici ad aver immortalato lo scempio del genocidio, perché non c'è una narrazione completa di questo genocidio. È necessario rifarsi a più fonti, perché appunto non esiste, mi ripeto, una narrazione completa. La Turchia, durante la prima guerra mondiale, si mise al fianco degli imperi centrali, cioè di Austria, prima che noi entrassimo in guerra. Noi dichiarammo guerra alla Turchia nell'agosto del 15, invece i turchi erano già alleati e combattevano a fianco di tedeschi e austriaci. Wegner era un medico, perché poi i tedeschi per supportare la Turchia, il 25 aprile, cioè il giorno dopo dell'inizio del genocidio, mandarono, quando ci fu lo sbarco a Gallipoli, il tentativo di sbarco a Gallipoli da parte degli alleati, di francesi e inglesi, che fu un disastro, i turchi erano comandati da ufficiali tedeschi. E così come poi la deportazione degli armeni fu anche gestita da ufficiali tedeschi, e c'erano anche dei medici ufficiali come Wegner. Tu dicevi rullino, Wegner non usava il rullino perché non c'erano ancora i rullini, ma usava lastre, quindi immagina quanta fatica fece per riprodurre e quanta fatica volle fare, perché Wegner protestava, dice: ma stiamo ammazzando queste persone. E i turchi lo tacitavano, e anche i suoi ufficiali superiori, lui era un tenente, dicevano: non te ne incaricare. Ma come dice Nazarians, quando era qui, riceveva in contemporanea, in tempo reale, le cronache di quello che stava accadendo, e le fotografie non le faceva solo Wegner, le facevano anche le mogli degli ufficiali tedeschi. Abbiamo tutte quelle atroci fotografie che abbiamo raccolto, che grazie all'impegno di Kerem, del genocidio, perché molte erano scattate o dagli stessi persecutori, da molti turchi che comunque facevano queste foto per documentare che loro il lavoro lo stavano facendo, erano bravi, e poi da molte mogli che andavano in questi campi, fotografavano, non si intromettevano, e poi facevano vedere nei salotti di pera, come dice Nazarians, facevano vedere queste fotografie, guarda un po' questa testa staccata, questa cosa qui. Cioè, quindi questo è accaduto, e le foto hanno testimoniato questo. Cioè, il genocidio armeno se n'è saputo in tempo reale perché c'era il telegrafo, e dalle ambasciate occidentali in Turchia partivano continui telecablogrammi, dicevano: qui sta succedendo questo, e cominciarono a circolare le foto, sennò sarebbe davvero una cosa inventata, un'opinione. Quindi Wegner è stato benemerito. Wegner poi fu un antinazista, Wegner si è fatto i lager, quindi è stato un grande personaggio cui si deve molto, si devono molte testimonianze su questo, ma non solo lui, ripeto, ce ne sono stati altri, gli ambasciatori e le persone di ambasciata di molte
cioè molte persone che lavoravano nelle ambasciate hanno poi testimoniato. Ci fu pure chi impazzì vedendo quello che accadeva sotto le finestre delle ambasciate. Quindi c'è, cioè, cose per noi inenarrabili. Probabilmente i, perdonatemi se dico questo, i nazisti furono più puliti da un certo punto di vista, pensando ai forni crematori. Ecco, se mi posso permettere, con tutto il rispetto di, che posso verso le vittime della Shoah, ovviamente. Però questo è accaduto e ancora non ha avuto una riparazione morale, perché è chiaro, i turchi di oggi non sono i, noi siamo, come dire, l'Occidente, e siamo per la responsabilità soggettiva, quindi non sono loro, ma i tedeschi hanno fatto ammenda, pur non essendo stati loro, diciamo, i tedeschi attuali, tuttora sono molto attenti. Io ho fatto vedere ai miei ragazzi come oggi in Germania, se vedi un modellino di un aereo tedesco della Seconda Guerra Mondiale, non ci puoi mettere la svastica, è vietato per legge. Cioè, i tedeschi hanno fatto, fanno i conti fino a questo punto, come dire, con il loro passato, ed è ora che lo facciano anche i turchi. C'è una poesia di Nazarian. Lui trasferisce amore, nonostante sono delle poesie un pochettino, diciamo, tristi, ma nella tristezza c'è il più alto grado di amore. Questo noi non lo pensiamo perché non abbiamo il tempo oggi di pensare, ma è così. Nella tristezza c'è una montagna di amore che dobbiamo riuscire a scalare per trasferire amore. Tu sapessi, fratello, come triste l'essere soli al mondo, soli vivere e senza focolare, non sapere dove poggiare la testa e svolgere la propria tristezza. Camminare stancamente senza posa, ovunque stranieri, invano cercare una nicchia dove assidersi, al letto discendere delle sere solitarie, ovunque esiliati, sapendo vana ogni ribellione e vana ogni preghiera, senza pace, senza destino e talvolta senza pane. Tu sapessi, fratello, come è triste giungere soli, vestiti della propria ombra, tra i cattivi giudei e i cattivi cristiani, soli ma grandi al cospetto degli dei, attuare soffocando i propri singhiozzi di luce ed essere come una goccia di sangue che sgorgò una sera sulla croce della divina ferita.